E ciao a tutti, io sono Darren e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su Monster Hunter e per quelli che di voi seguono la serie vi ricorderete benissimo dove eravamo arrivati. Abbiamo con difficoltà ucciso un Barrot, difficoltà un po' perché è un pochino rognosetto e un po' perché ci siamo trovati con la balestra leggera, che non è proprio il mio stile. E adesso siamo quelli che più attenti di voi si ne saranno resi conto che abbiamo cambiato qualche equipaggiamento, ho farmato un pochino di animaletti, niente di quello che non si sia già visto, anche se ho trovato un Rathalos. Se non sapete cos'è un Rathalos, lo vedremo molto presto, credo, non lo so. E mi sono fatto un po' di armature e oggi siamo con spada e scudo. Ma senza parlare oltre, dobbiamo accettare l'incarico per andare alle ombre sinistre nella palude. Nuova missione. Incarichi, dicevamo, ombre sinistre nella palude. Non ci dice cosa fare. Un giovane d'udito è rimasto separato dalla sua scorta sulle guglie selvagge. Trovalo, riportalo alla base e neutralizza qualsiasi mostro di grandi dimensioni possa minacciarlo. Accettare questa missione. Sì, si è detto, perfetto. Eccoci qua. D'accordo, mettiamoci alla ricerca dell'erudito. Scommetto che ha lasciato qualche traccia. Non batte. Scommetto che ha lasciato delle tracce in giro l'erudito. Buon per lui. Ordina pasto, piatto di carne. Andiamo sempre con la stessa funzione. Ah, questo pugnale, a differenza delle altre che ho fatto, ha uno status alterato. O meglio, ha, vediamo un po' l'equipaggiamento. Coltello piumato, vedete che attributo ha veleno 210. In pratica questo coltello avvelenerà i mostri mano a mano che li colpiamo. Però non stiamo a parlare, andiamo a cercare questo poveraccio che si è perso. Il campo l'abbiamo stabilito e l'erudito avrà lasciato qualche... ci sarà una... un'indicazione di dove trovarlo. Ha lasciato delle tracce, magari impronte. Dove sono queste impronte? Queste famigerate impronte? Non le vedo. Qui. Le tracce dell'erudito. Va bene. Moschine. Moschine, indicatemi il cammino. Impronte. Magari di qua. Queste le vedo bene. Queste sono senza dubbio le tracce dell'erudito. Ah, ok, le moschine l'hanno trovato. Benone, allora seguiamo le nostre moschine affinché non ci porteranno da quel disgraziato che si è perso. Questi sono kelby, bellissimi. Chissà che mostro mi fanno affrontare. Erudito scomparso, abbiamo le tracce. Ma ormai praticamente... Aspetta, cosa sono quelli? Aspetta un attimo, che cosa hanno gli insetti guida? Vecchie culei rotti. Ragazzi, c'è un mistero e si infittisce. Il fango è del Barrot. Larva resistente. Moschine, guidatemi invece di tergiversare. Pescioni. Che ignoreremo. Ma loro non ci ignorano. Oh, eccolo. L'erudito. E che razza di bestia ha accanto? Non è il Barrot. Accoltellato, un Barrot accoltellato. Fa che non mi trovi, fa che non mi trovi. È più alto di un erudito normale.
Cosa? No, il Joratodus non ha ucciso lui, il Barrot. È stato... Ah! È il cugino brutto del Plesio. Mamma mia, ma è brutto. Nuovo obiettivo. Dai, lancia quel giurato. Attenzione. Ah. No, 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 nel fango no. Ah. Maledetta bestia schifosa. Grazie Anima, sei sempre sul pezzo. Ah, mi ha preso con una... Oddio, com'è brutto. Com'è brutto. No, 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 no. Ora mi coglie, lo so che mi coglie. Perché stai sottoterra? Sott'acqua, sotto il fango, dove stai te, qui di solito. Tra l'altro, spada e scudo, ragazzi, si può fare due tipi di attacco: con la spada e con lo scudo avvelenato. E con lo scudo, lo scudo ci servirà per stordire il mostro. Però va colpito in testa, ok? Ma che stai a fare? Ma stai ammattito? Vada là. Questa l'ho sentita, vai. È arrivato il momento. Te stai lì, Anche perché io dovrei... Non è vero, non ci puoi nuotare lì. Vieni Anima, vieni, curami. No, sono stato stolto. Mia Plesio di cavolo. Come si chiama? Gioratorus. Raccogliamo informazioni perché comunque sia è sempre utile. Mostro localizzato, lo vedevo. Però diciamo che in un'ottica di cacce lunghe. Chissà che armature mi dà. Thank you.
Vedete che lo avveleno spesso? Tra l'altro lui è pure stanco, quindi lo status veleno dovrebbe durare un po' di più. Ora, se mi riuscisse a colpirlo per bene in testa con lo scudo, potrei anche vedere di... Ecco fatto, stordito. Cioè lui sguazza veramente in un metro d'acqua, eh. È finito di fare le tue cose. Ah, oh, l'ho presa tutta. Però c'è Anima che ci cura. Niente da dire, raga. Il gattino è la via. Ah, penso che sia possibile anche pararsi in questa maniera qui, ma non credo che la parata dello scudo della spada e scudo sia così efficace. Cioè non credo. Ah, scusato, sbagliato. Cioè non credo, nel senso che non ricordo se, nel senso che penso proprio che sia poco efficace. Gatto a filo, il gatto le piglia. Lascia stare il mio gattino. Ah, ma no, non è vero niente. Non è vero mai. Abbiamo avvelenato di nuovo. Ragazzi, se non sapete dove colpire i mostri, in caso giocate, tendenzialmente la testa è sempre un ottimo posto. Vedo che anche la coda lui qui è delicatino. Potevo provare a usare un pararospo. Avrei potuto. Gioratodus. Testa. Ah. E ci mancava di cavalcare anche il giurato. No! Ah, ok. Qua. Testa. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi. Gioratodus fatto. Non ci è voluto neanche tanto. Non è stato difficile. Mi piacciono un sacco questa spada e scudo, mi piace un sacco. Non l'ho mai giocato tanto, ma devo dire che qui mi potrei ricredere. Anzi, per dire che non l'ho mai giocato per niente.
Qui mi potrei tranquillamente ricredere. Perché non è... non è male. Bel moveset, interessante. Adunata, siamo pronti per iniziare. Grazie a voi abbiamo compiuto progressi nella comprensione delle tracce presenti sul continente. Le proiezioni elaborate dai nostri studiosi ci mostrano dov'è diretto lo Zora Magdaros. Si sta dirigendo al Gran Dirupo. Il Gran Dirupo. L'enorme vallata oltre le guglie selvagge. Esatto. Pertanto ho una proposta da sottoporvi. Dovremmo tentare di catturare lo Zora quando giungerà in quella zona. Catturarlo? Catturarlo? Ascoltatemi. Quel dirupo è lo scenario perfetto. Non ci capiterà un'occasione migliore. Se non ne approfittiamo ora, dovremo attendere altri 10 anni, se non oltre. Mi chiedo se sia possibile. Se rispondessi di no, rinunceresti? Proviamo. Certo. Con l'ausilio della quinta nulla è impossibile. Grazie della fiducia. Allora è deciso. Prima di iniziare i preparativi per la cattura, però, sarà necessario mettere Aster al sicuro. Un Angelot è stato avvistato nelle vicinanze e non è il tipo di mostro da ignorare. Dobbiamo fare qualcosa. Sono d'accordo. Cacciatori, ecco la vostra prossima missione. Occupatevi di quel problema. Ma siate prudenti, l'Angelot non è da sottovalutare. Un solo passo. Se mi permette, comandante, avrei un'idea. Cacciatore, potrebbe servirmi il tuo aiuto. Passa da me, d'accordo? Un'altra cosa. D'accordo. Riguardo quel preoccupante rapporto che abbiamo ricevuto. Pensi che... Certamente. D'accordo, allora. Lo sconfiguro sulla sfondo. Inizio. Abbiamo un drago anziano da catturare. Rompete le righe, gente. Forse dovremmo sentire il capo botanico prima di fare qualsiasi altra cosa. E lo sentiremo. Io però sto cercando il gesto saluta, perché già sapete che è finito il tempo dell'episodio. Dobbiamo catturare lo Zora Magdaros, ragazzi, però prima dobbiamo uccidere un Anjanat. Il capo botanico forse ha qualcosa da dirci in merito. Bene, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della spada e scudo. Continuate a commentare, lasciarmi detto quello, l'arma che per ora vi sta piacendo di più e quella con cui vorreste che eventualmente approfondissi un attimino il discorso. Niente. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.